Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Marika. Stiamo facendo la pappa alla signorina che si era addormentata con papà e si è svegliata. Abbiamo la pappa su e niente, vado a preparargli la pappa. Oggi mangerà crema, cioè formaggio fuso Plasmon con la tempestina. E piuttosto che la crema di mais o riso, e vediamo come va. E poi ho messo un po' di coniglio, mi sa un cucchiaino di coniglio, che mi era rimasto da ieri. Niente, vado a fare tutto e vi faccio vedere man mano. Niente, vado a continuare di fare il brodo. Ciao, ciao, ciao. Si è svegliata appena, quindi è un po' rinco, vero? Allora, ho finito di fare le arancine e scusatemi, oddio, scusatemi se oggi non vi ho neanche salutato, ma Chiara stamattina facevo un po' la monella e mi sono messa subito a fare il riso per le arancine perché sennò non ci arrivavo col tempo, tra giustamente lei e tutto quanto, è molto impegnativo. Meno male che sto pomeriggio c'era comunque il papà e mi ha aiutato un po' nel frattempo che io facevo le arancine e lui teneva Chiara. E poi dopo l'ho messa un po' nel seggiolone e ci siamo messi insieme a fare tutta la panatura. Adesso, siccome voglio assaggiare giustamente il lavoro concluso, ne ho fritte 4 che sono qua. E quelle lunghe sono quelle col burro, mentre queste qua sono con carne e salsa e poi c'è mozzarella. Mentre le altre sono al burro, quindi prosciutto, mozzarella e besciamella. E niente, adesso assaggeremo. La signorina, aspettate, vi giro la telecamera. La signorina è qui, ha fatto un po' la monella e niente, urla in continuazione. E quindi adesso ci mangiamo le arancine. La vuoi tu l'arancina? L'arancina. No! No, 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 no. Allora, scusatemi se non si vede niente, comunque noi siamo a letto, sono le 9 circa e la signorina dovrebbe dormire. Ciao a tutti, come al solito vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video. Detto ciò vi faccio vedere cosa sto facendo. Scusatemi se non ho ripreso prima, ma mi ero scordata, mi sono ricordata adesso. Allora, oggi è Santa Lucia, quindi il 13 di dicembre. Ieri vi ho fatto vedere che ho fatto le arancine e oggi le sto friggendo.
Se vedete che ho il guanto è perché non mi piace sporcarmi di olio, siccome questo mestolo è olioso, mi sono messa il guanto. E niente, sto friggendo. Avevo pulito la friggitrice, solo che per riscaldare l'olio perde più tempo, quindi ho preferito farlo direttamente dal pentolino. Sono più o meno le 3. Stasera viene mia cognata con mia nipote a mangiarle e siccome non voglio fare trovare puzza di fritto e allo stesso tempo non voglio che stiamo magari una a friggere e gli altri a mangiare, mi sono messa a friggerle adesso di modo tale che sono mediamente fredde quando arrivano loro, le riscaldiamo un attimo e ceniamo. Niente, continuo a friggerle e mi faccio sentire tra poco. Allora, mi sono scordata di fare la clip in tempo, comunque vabbè, c'ho ancora il reggiseno su. E mi sto andando a fare una doccia di corsa e mi sono portata anche i guanti perché vorrei riprendermi il colore che fa cagare. E io uso una maschera per i capelli che colora e farò il rosso. Siccome non posso portarvi con me in doccia, vi faccio vedere il risultato finale. E vi faccio vedere velocemente la maschera che utilizzo. Allora, io utilizzo questa, va messa appunto sui capelli tipo un balsamo e va lasciato su agire 15 minuti, se non mi sbaglio, dai 3 ai 15 minuti, io la tengo 15 minuti e poi va risciacquato abbondantemente. E niente, io uso questa, mi trovo stra bene. Da come sapete, a fare la doccia non sono la sola, ma c'è la signorina. Ciao mamma! Allora, mi sono fatta la doccia e mi sono fatta anche il colore, non so se si vede, e doveva stare in posa dai 3 ai 15 minuti, io l'ho tenuto pochissimo perché Chiara piangeva. Adesso sono uscita, lei è qui con me e per ora è buona, non so perché si è calmata, cioè ha pianto quando mi sono iniziata a sciacquare, poi si era calmata, vabbè, e niente, però devo posare il telefono, mi asciugo, mi vesto, che tra poco viene anche mia cognata, e niente, e vado di là. Ho il telefono scarico, devo mettere i cartoni a lei per farla stare buona un altro po', così il tempo di vestirmi e asciugarmi, insomma, e quindi ci sentiamo dopo. Allora, questi sono i capelli, ma non si vede bene, vabbè. Allora, abbiamo una signorina che vuole stare in braccio. Vi ho registrato un unboxing di quello che mi è arrivato su Amazon. Adesso, oddio, sto andando in bagno a prendere la mia pinza perché ho i capelli sciolti e lei me li tira. Quindi, niente, adesso dovrebbe venire mia cognata che mangiamo le arancine insieme e diciamo che la serata si svolgerà molto tranquillamente. E questo, niente, io vi faccio praticamente il video di chiusura, che vi saluto. Che c'è che mi guardi? Che c'è mamma? C'è sonno? E quindi vi ringrazio come al solito per aver guardato il video. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like e per sapere insomma che genere di contenuti vi piacciono. Poi vi invito come al solito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video. E ci vediamo in un altro vlogmas, vero? Ciao! Speriamo di fare il prossimo vlogmas dopo l'unboxing che vedrete, dove faremo finalmente l'albero, perché oggi è 13 dicembre e ancora non l'abbiamo fatto. Perché tra lei che ha fatto un po' la monella, tra il mio ragazzo che comunque di pomeriggio ha lavorato, e io vorrei farlo in famiglia, diciamo,
cioè, ovvero con la bimba e il mio ragazzo, e non è stato possibile in questi giorni. E quindi niente, speriamo che vedrete il video dove facciamo l'albero. Vero, mamma? Niente, noi vi mandiamo un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo Vlogmas. Ciao! Ciao! Saluta mamma! Ciao! Ciao!